Siamo con il dottor Massimiliano Boggetti, AD di diagnostica senese. Tra l'altro siamo nella vostra sede in via di costruzione di ampliamento. Oggi è una giornata importante perché lei con il suo team comunica innanzitutto a tutta la Toscana, ma al mondo, il raggiungimento di un traguardo. Sì, io sono molto orgoglioso di annunciare che con oggi parte la produzione del nostro test contro il Covid, e che il test non solo è un test marchiato CE-VD, ma è anche un test brevettato. È stato uno sforzo straordinario perché ha previsto lo sviluppo di questo test in tempi rapidissimi, che ricordiamo è un test basato sull'identificazione delle tre classi anticorpali, IgG, IgM, ma soprattutto IgA, e che vuole essere uno strumento importantissimo per i clinici e per aiutare da una parte la gestione dei pazienti Covid e dall'altra la comprensione di quello che è la risposta immunitaria del paziente rispetto a un virus che ricordiamo è molto nuovo, di cui si conosce poco e che ha bisogno di una significativa comprensione. Ecco perché noi abbiamo scelto di collaborare con l'Istituto Spallanzani di Roma, che è il nostro istituto nazionale delle malattie infettive, un'eccellenza a livello mondiale. Fu proprio l'istituto ad isolare il primo virus da parte di questi due pazienti cinesi, lo stesso virus che insieme a loro noi abbiamo utilizzato e coltivato nei laboratori di questo impianto che ha dei laboratori di produzione ad alto contenimento biologico e che ci ha permesso di, inattivandolo, utilizzarlo come matrice per riconoscere gli anticorpi. Questo credo sia stata la grande scelta scientifica e tecnologica che noi abbiamo voluto fare, che ci differenzia rispetto a tutto quello che oggi è disponibile nel mercato, che però ci tengo a dire è la chiave di volta per avere rilasciato un test con un'altissima specificità e un'altissima sensibilità. Rispetto alle scelte che sono state condotte da altre importanti aziende, noi abbiamo voluto, grazie anche alla presenza di un'infrastruttura che ce lo permette, abbiamo voluto avere come materiale di identificazione degli anticorpi proprio il virus inattivato che rispetto all'utilizzo delle proteine ricombinanti garantisce in una fase in cui il virus non è ancora compreso nel suo meccanismo di immunogenicità, cioè di attivazione della risposta immunitaria, la soluzione che scientificamente e tecnologicamente la si considera più valida. Ovviamente questo ha rappresentato uno sforzo molto importante perché la scelta di andare verso proteine sintetiche è una scelta sicuramente più semplice, più economica, ma è una scelta che noi riteniamo, avendo una lunghissima esperienza in questo settore. Ricordo che la mia azienda ha oltre 40 anni di vita nel distretto più importante al mondo, nella comprensione delle risposte vaccinali e quindi delle risposte immunitarie, perché Siena è il distretto dove, si sono sviluppati maggiormente i vaccini e quindi dove si ha una grossissima comprensione dei meccanismi molecolari che inducono nel nostro corpo la risposta immunitaria. E infatti io devo anche ringraziare tantissimo non solo tutti i colleghi della DS che in questi 2 mesi hanno lavorato in maniera intensa, l'Istituto Spallanzani che ci ha aiutato a sviluppare un test di altissima innovazione, ma anche il distretto senese di per sé, perché io ho dovuto attingere a competenze presenti in questo distretto che mi aiutassero a mettere in piedi una produzione in tempi molto rapidi e di questa dimensione di un virus che ha anche una poca comprensione e genera anche tanta paura. E quindi è stato uno sforzo davvero enorme, siamo tutti orgogliosi e un grande ringraziamento a chi oggi ha permesso che questo fosse possibile. Dottore, ci spiega perché poi è importante questa notizia, soprattutto per la regione Toscana e quindi il lavoro che avete fatto con questa istituzione? Io credo che la notizia sia anche una notizia molto importante per tutti i cittadini toscani perché, come è stato annunciato 1 mese fa, noi ci siamo presi l'impegno anche a fronte del fatto che siamo un'azienda radicata nel territorio e lavoriamo in stretto contatto con il Toscana Life Science di produrre dei kit che potessero essere utilizzati dalla regione toscana in una fase di cura dei pazienti Covid. Il processo è un processo
processo che si è aperto attraverso un impegno da parte mia con il governatore di accelerare l'attività di ricerca e di produzione, e devo dire che siamo riusciti nei tempi promessi a fare qualcosa che allora sembrava veramente quasi, quasi impossibile. Adesso sono partiti le prove tecniche, scientifiche, che giustamente i vari ospedali devono condurre, in primis il Careggi per valutare la qualità tecnica del kit, che se sarà valutata come noi ci aspettiamo tale, a questo punto verrà implementata negli ospedali come uno dei kit da utilizzare per il contrasto a questa pandemia. Ecco, quindi facciamo proprio un esempio concreto: da oggi come concretamente, operativamente, un cittadino toscano può beneficiare di questo strumento? Allora, ad oggi, come dicevo, noi partiamo con la produzione, quindi in realtà abbiamo già realizzato tutta una serie di lotti pilota, ma adesso partiamo con la produzione, che tra l'altro ci tengo a dire è una produzione di circa 300.000 kit alla settimana, che porta la nostra produzione a circa 1.200.000 test al mese, quindi abbiamo una produzione importante per poter sostenere la Toscana, ma non solo, nel contrasto di questa pandemia. Quindi concretamente in questo momento sono in corso le valutazioni tecniche che sono doverose a fronte dell'accordo che abbiamo siglato con Estar e che prevederà, nel caso di esito favorevole come ci aspettiamo, l'installazione delle nostre tecnologie anche strumentali, perché ovviamente il kit, ricordiamo, è un kit da laboratorio e che prevederà ovviamente la possibilità di diagnosticare e di monitorare l'andamento della patologia nei vari pazienti Covid. Ci tengo anche a dire che il nostro kit è un kit che ha anche un'altra unicità di cui i cittadini toscani potranno beneficiare, che è basato sulle tre classi anticorpali IgA, IgM e IgG. E ci tengo anche a spiegare perché la scelta dell'IgA è una scelta piuttosto poco raccontata anche dai media. Abbiamo sentito tanto parlare delle IgM, in qualche caso della combinazione IgM e IgG, ma le IgA invece, questo è a fronte anche dello studio che abbiamo condotto con l'Istituto Spallanzani, ma anche dalla conoscenza che noi abbiamo della materia della virale, perché dicevo sono oltre 40 anni che lavoriamo in questo settore, è una risposta anticorpale importantissima per la diagnosi di questo virus, perché ricordiamoci che questo è un virus respiratorio e come tutti i virus respiratori induce innanzitutto una risposta anticorpale di tipo IgA, che sono per intenderci quelle immunoglobuline, quegli anticorpi che vengono secreti nel muco delle vie respiratorie. Quindi è la prima barriera che l'individuo produce contro il virus, che ricordiamo essere un virus respiratorio, e quindi sono il primo segnale di attivazione del nostro sistema immunitario contro questo virus. Poi nel processo si attivano solitamente le IgM, che però abbiamo visto dagli studi condotti insieme a Spallanzani che per questa tipologia di virus sembrano essere poco informative, mentre diventano poi molto importanti le IgG, perché come abbiamo sentito spesso anche dalle varie articoli giornalistici, che sono le immunoglobuline che generano quell'effetto memoria, ovvero che permette di considerare il paziente guarito in caso comunque di scomparsa del virus, e che permetterebbe all'organismo di non riammalarsi di questo virus. Anche qui ci tengo a dire che il nostro test non è un test sostitutivo al cosiddetto tampone, ovvero il test molecolare, ma è un test addizionale che serve e deve essere utilizzato dal clinico nella modalità in cui il clinico ritiene necessaria, come completamento di tutte le armi che il clinico ha a disposizione per seguire l'evoluzione della patologia, comprenderla e combatterla.